Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, sono un po' raffreddata e ho un po' di mal di gola. Comunque, finalmente sono qui per quel famosissimo video di cui vi ho parlato tantissimo nelle storie di Instagram. E se non mi seguite, appunto, seguitemi, vi lascio giù sempre il mio account. E appunto questa famosissima collaborazione di cui parlavo e la ditta, ve lo posso dire finalmente, è la Resin Pro. E li ho contattati circa verso settembre per una collaborazione e me l'hanno accettata. E quindi sono molto molto contenta di questa cosa, io ringrazio veramente di cuore l'azienda per questa opportunità e andiamo subito a vedere che cosa mi hanno mandato. Allora, il pacchettino che mi è arrivato è questo qui, piccolino, perché appunto la cosa che mi hanno mandato da provare è la nuova resina UV. Eccola qua, che hanno lanciato da poco. Eccola qui. Allora, questo qui non è il kit completo, potete acquistare o tutti quanti gli oggetti che vedete singolarmente oppure il kit completo che comprende, mi sembra, anche qualche stampo. Ora non vorrei dire nulla, comunque vi lascio il link dei kit e delle varie cose giù in descrizione, quindi mi raccomando andate a guardarla. E niente, andiamo subito a vedere e a provare insieme tutte queste cose. Allora, nel pacchettino che mi è arrivato abbiamo questa resina, che è appunto la UV Creation Crea Non Stop, e sono 25 ml, è trasparente e mi piace molto il fatto che l'hanno imballata in questo modo, perché appunto si sa che i corrieri trattano i pacchi in modo veramente, come dire, barbaro a volte, e quindi può succedere che la resina magari si rompa, strabordi, eccetera eccetera. Invece in questo modo, essendo proprio sigillata perfettamente sotto vuoto, è impossibile che coli diciamo nella busta o che si rovesci il contenuto, quindi ottima ottima cosa veramente. Poi all'interno mi è arrivato questo set di basil, diciamo così, e abbiamo questi due cuori e questi camei qui. Adesso li andiamo a tirare fuori un attimo. Scusate la voce, ma veramente non ci voleva, mi sono svegliata con questo mal di gola allucinante. Allora, eccoli qui. Molto molto belli questi, veramente super carini. Penso di usare questo qui per provare la resina, ora vedremo. Comunque eccoli qui. Poi all'interno mi è arrivata anche ovviamente la torcia UV, carinissima, rosa. E mi raccomando, ricordate che la torcia vi arriva senza batterie, perlomeno a me è arrivata senza batterie, quindi dovete inserirle voi. E questa qui la trovate sui 2,90€ sul loro sito, mi sembra. Molto carina, eccola qua, rosa. E poi mi hanno mandato anche dei guanti, come sapete molto importanti se si lavora la resina, perché non è una sostanza, cioè insomma è comunque tossica, quindi è meglio non farla finire sulle mani. E niente, quindi abbiamo questi guantini qua. Allora io direi di andare subito a iniziare a creare qualcosa, perché sono super 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 curiosa di appunto iniziare a creare con questa nuova resina. Andiamo ad aprire la resina insieme intanto. Allora, eccoci qua. Perfetto. La resina, eccola qui. C'è questo tappino e appunto si copre in questo modo. Ho quasi rischiato di rovesciarla, comunque eccola qui, molto carina. Ok, perfetto. E ok, per lo sfondo non so, penso sì, questa resina qui si possa colorare con i romani coloranti per resina, spero. Li vado un attimo a prendere. Io uso appunto questi coloranti qui, li avrete già visti in un video sicuramente. Andiamo ad aprire il nostro basil. Ah, premetto che è la prima volta che creo con la resina UV, quindi sono super super contenta. Eccola qui. Allora, dicevo di voler andare a utilizzare questo sticker qui di Babbo Natale. Spero c'entri, magari taglierò un pochino i piedini. E per lo sfondo pensavo di farlo, non so, forse sul blu, blu notte tipo. Che dite? Si può fare? Ma sì, va, blu notte potrebbe andare bene. Allora, quindi andiamo a fare quanto segue. Questo se si sta fermo, ok. Andiamo a stappare la nostra resina, così, in questo modo, e la andiamo a versare all'interno del basil, del cameo in questo caso, così, per andare a fare lo sfondo. Ok,
Per la quantità regolatevi un pochino voi, io non so se l'ho messa troppa, dovrebbe andare bene così, ok? A questo punto prendo il mio colorante blu, perché appunto volevo farlo blu notte, ne prendo un pochino, perché questo colora tantissimo, e lo vado a mischiare, aiuto, in questo modo. Ok, perfetto, questo colore mi piace. Bene, ok, a questo punto ci volevo andare ad aggiungere un po' di glitter. Aspetta, vediamo un po'. Perché la mia paura è che ovviamente i glitter rimangano nel fondo. Sì, infatti un po' ci stanno rimanendo. Aspettate, ne provo a mettere un altro po'. Ok, andiamo a mescolare. Ok, dovrebbe andare bene. A questo punto, allora andiamo a togliere qui qualche eccesso di resina che è sbordato. Ok, mi raccomando, voi mettete i guanti, non li metto perché ormai sono abituata così, però è colpa mia, insomma. Ok, adesso mi armo della mia torcia UV e andiamo a far asciugare la resina. Non so quanto ci debba stare, io penso un minutino, comunque andremo a vedere insieme. Ok, faccio così. Ok, è passato qualche secondo e ragazzi, cioè, è già dura la resina, incredibile. Comunque la sento ancora un po' appiccicaticcia, quindi vado a tenere un altro pochino sotto la lampada. Però ci asciuga in meno di un minuto, direi 20 secondi, una cosa del genere. Cioè, pazzesco, veramente. Ok ragazzi, la resina è asciutta. Cioè, ci ha messo veramente, veramente pochissimo. Ok, è rimasta leggermente appiccicosa, ma penso sia dovuto al colorante, perché la resina in sé è, cioè, dura comunque. Quindi vabbè, allora andiamo a staccare lo sticker che avevo scelto e vediamo se c'entra più che altro. Eccolo qui, lo volevo mettere. Aiuto. E a questo punto andiamo a fare la copertura di questo sticker, che non si dovrebbe sollevare. Ok, così andiamo ad inglobare nel nostro cameo. Ok, la mettiamo qui. Ok, e ne prendo anche un'altra e la metto qui sotto. Perfetto, allora adesso vado a mettere un po' di resina qui sopra, tanto per essere sicura che appunto rimangano sigillate. Ok, e andiamo ad asciugare il tutto esattamente come prima. Allora accendiamo la nostra lampada e aspettiamo che si asciughi. Andiamo a vedere se si è asciugata. Sì, si è asciugata. Allora, un altro pochettino perché ancora sopra è un po' appiccicosa, però si è asciugata e ci mette veramente pochissimo, cioè è assurda questa cosa. Ok ragazzi, allora questa qui è la mia creazione finita e volevo rettificare che qui dietro c'è scritto, non l'avevo letto, che il tempo di catalisi è 220 secondi. No, 120 secondi, scusate, quindi esattamente 2 minuti, e niente, in realtà la mia si è asciugata anche un pochino in meno, è rimasta leggermente appiccicosa, ma poco, forse mi ha passato un solvente come quando, non so, andate a fare le unghie, non so se vi è mai capitato,
Comunque, cioè, è perfetta, veramente, è bellissima, questo charm è bellissimo, la resina mi piace un sacco, cioè ottimizza veramente i tempi di creazione in modo eccezionale, direi. Quindi ok, allora vi faccio rivedere tutto quanto. La resina, eccola qui, la torcetta rosa, eccola qui, e i guanti che mi sono arrivati insieme agli altri basil, che ora vi metto qui, bene. Ok, allora mi raccomando ragazzi, fatemi sapere cosa pensate di questo video, se vi interessa o no acquistare questa resina. Io personalmente ve la consiglio perché è molto molto carina e veramente vi permette di fare creazioni meravigliose in tempi, in 2 minuti appunto. Quindi vi lascio per acquistarla tutti quanti i link giù in descrizione. Io ringrazio ancora veramente di cuore della Resin Pro per avermi dato questa occasione e io vi mando un bacio grande grande. Mi raccomando, seguite anche la pagina del Resin Pro su Instagram, vi lascio sempre giù il link, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un bacione!